L'economia della salute è una branca dell'economia che si occupa dei sistemi sanitari, dei comportamenti delle persone che influenzano la loro salute. Riguarda scelte importanti, riguarda come ci sentiamo, la qualità della nostra vita e sostanzialmente quello che siamo poi in grado di fare. E se le nostre scelte non ci rendono sani, quando e come dovrebbe intervenire lo Stato? Per esempio, dovrebbe aumentare le tasse sugli alcolici e sulle sigarette? E magari ridurre quelle sulle sigarette elettroniche? Dovrebbe rendere legale o magari illegale il consumo di sostanze come alcol, marijuana? E con quale obiettivo? E a quali condizioni? Okay. Però la nostra salute non dipende soltanto dallo stile di vita che teniamo, dipende anche dal sistema sanitario funzionante e questo sistema costa. Gli ospedali costano, i trattamenti medici costano, motivare, formare i medici costa e non a caso una parte rilevante delle tasse che paghiamo finisce nel sistema sanitario. E allora è importante sapere come e dove spendere questi soldi affinché le persone possano vivere bene, di più e meglio. Conoscere come funziona un sistema sanitario permette di renderlo efficiente ed è importante perché le risorse impiegate in uno scopo non possono essere usate per un altro. Se abbiamo per esempio deciso di costruire un ospedale, avremo meno soldi per costruire una scuola. E allora in questo contesto, in un contesto in cui le risorse sono scarse, bisogna saper valutare i benefici e i costi connessi alle diverse alternative disponibili, anche perché tutto questo ha delle ricadute poi sulla qualità della vita delle persone. Affrontare questi temi da economista significa utilizzare un metodo strutturato, capace di descrivere le relazioni tra gli attori coinvolti, il comportamento individuale e le relazioni, per esempio, tra medico e paziente. Significa saper trattare i dati con tecniche statistiche moderne, che consentono di comprendere le relazioni di causa ed effetto ed imparare così quali fattori e quali meccanismi devono essere presi in considerazione quando si parla di stili di vita o di sistemi sanitari. È un tipo di competenza che è utile per chi vuole ricoprire posizioni di responsabilità in istituzioni e aziende, nazionali e internazionali, in enti di ricerca pubblici oppure privati e in generale in istituzioni internazionali che operano nel sistema sanitario. Per formare questo tipo di competenze, la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna offre nel proprio percorso formativo corsi di laurea specializzati e dedicati all'economia della salute. Sono corsi specializzati in cui insegnano docenti che hanno esperienza nazionale e internazionale, sia di ricerca, sia di didattica, sia in ambito accademico, sia istituzionale, docenti che prepareranno la prossima generazione di economisti della salute.